Il panel sulla neutralità della rete è stato piuttosto acceso, molti contributi, a Stefano Quintarelli il difficile compito di moderarlo, adesso un altro compito difficilissimo, in poche battute cercare di riassumere i temi cardine che sono emersi. Beh, è molto difficile, è stato veramente molto, molto vissuto e i temi sono stati tanti. Direi che ci portiamo a casa una cosa sulla quale tutti eravamo d'accordo, sia l'incumbent, quindi Telecom Italia, che gli operatori alternativi, che gli economisti, che internet best effort, la base di internet è tale e deve rimanere la base, che qualunque cosa aggiuntiva deve essere fatta on top a questo e pagata separatamente e che non ci deve essere discriminazione sull'internet best effort tra i bit che questa trasporta. Questo direi che è un risultato di accordo, che, di accordo sul punto di vista, di comunanza di punti di vista, che è un punto importante. Alla fine si parlava di costituzione di internet o internet nella costituzione, quanto lo si deve e lo si può regolare internet? Ma questa è stata anche la provocazione del professor Pizzetti, l'ex presidente del garante della privacy. Penso che sia una provocazione, nel senso che poi non è effettivamente attuabile, perché come ricordava anche l'onorevole Vincenzo Vita che è intervenuto, la nostra classe dirigente non ha molto nelle corde i temi digitali e i temi di internet e auspicava quindi un cambiamento affinché questi temi possano essere recepiti, però essendo abbastanza pessimista sulla cosa, penso che abbia ragione.